L'impegno di Conad per la comunità si arricchisce di un'ulteriore iniziativa di sostenibilità sociale grazie all'iniziativa di collezionamento con tutto il cuore per un grande progetto di solidarietà, 40.000 euro a favore del centro regionale pediatrico dell'ospedale Santo Spirito di Pescara. Tutto questo grazie al prezioso contributo dei clienti e alla loro generosità. L'incontro per la simbolica consegna della donazione in direzione generale ASL si è svolto alla presenza del direttore commerciale e marketing di Conad Adriatico Federico Stanghetta, tra gli altri, e della presidente della Dricesta Onlus, da sempre in prima linea per iniziative umanitarie, Carla Panzino. Oggi lo sappiamo, purtroppo le infrastrutture scolastiche, come quelle ospedaliere, delle quali parleremo dopo, sono in grande difficoltà. I budget non ci sono. In questi anni Conad ha investito, donando 20 milioni di libri e qualcosa come circa 30 milioni di euro in attrezzature per la scuola. Quindi è un'iniziativa che facciamo da alcuni anni, che ci sta dando un grande successo e che sta dando un contributo fattivo attraverso i nostri clienti che ci seguono, ci sostengono, ci sposano quando, ecco, realizziamo queste iniziative e ci permettono di fare iniziative di questo tipo benefiche. In questa giornata abbiamo consegnato qui all'ospedale Santo Spirito questa cifra di 40.000 euro che verrà destinata alle attrezzature del reparto pediatrico, Tutto questo con i suoi negozi e soprattutto con la sua clientela, che aderendo all'iniziativa che abbiamo fatto dal 1 al 20 novembre al 24 dicembre ci ha permesso di collezionare 50 centesimi per ogni pendente della TUN che abbiamo venduto. Bellissima iniziativa, grazie alla Conad che ha aiutato l'ospedale di Pescara, grazie a tutti i clienti Conad che hanno aderito acquistando questi bellissimi oggetti decorativi della TUN e contribuendo così a migliorare l'umanizzazione e comunque l'accoglienza dei bambini nei reparti pediatrici dell'ospedale di Pescara. Quindi grazie Conad e speriamo di avervi sempre vicini qui all'ospedale di Pescara. È fondamentale il ruolo dei volontari, in questo caso della Dricesta. Aiutare un'associazione è sempre qualcosa di assolutamente gratificante, in primis per chi lo fa, quindi niente, assolutamente un grosso, grosso piacere.